Grande affermazione da parte di Alessio Pascucci a Cerveteri, è il nuovo sindaco della città a solo 30 anni. Con 8.434 voti, pari al 61,35% degli elettori, ha vinto al ballottaggio contro Angelo Galli, con uno scarto considerevole, oltre 3.100 voti. Bassa l'affluenza alle urne, il numero di elettori che si sono recati ai seggi sono sotto la soglia del 50%, per l'esattezza il 49,85%. Un dato sorprendente resta quello dell'opposizione, dove siederanno insieme i consiglieri del Popolo delle Libertà e quelli del Partito Democratico, che avrà un solo componente a rappresentare il partito di Bersani. Il primo consiglio comunale dovrebbe essere convocato entro il 10 giugno. Alessio Pascucci, quali sono i primi adempimenti che occorrerà affrontare? Allora, intanto nominare nel più breve tempo possibile la squadra di governo che abbiamo già presentato prima delle elezioni e arrivare nei tempi più stretti possibili al primo consiglio comunale per la convalida degli eletti. Subito dopo abbiamo già iniziato il lavoro molto lungo e molto impegnativo, ci sono degli impegni che ci siamo presi con i cittadini per cose importanti, ad esempio il problema del dimensionamento scolastico e il problema della scuola che aprirà a brevissimo, così come il lavoro che va fatto per ostacolare, per contrastare la possibilità che venga realizzato il centro commerciale a Cerveteri, visto che c'è stata una decisione presa dalla Regione Lazio e che i tempi per un eventuale ricorso sono strettissimi. Accanto a questo abbiamo deciso che lavoreremo molto sul coinvolgimento, sulla partecipazione e quindi ci auguriamo già dai primi giorni di poter fare dei confronti con i cittadini che abbiamo incontrato in campagna elettorale ma che non vogliamo dimenticare una volta che siamo all'interno del palazzo. Ha già deciso la sua squadra? Come sarà composta la sua giunta? Allora, manca in realtà una nomina di un ultimo assessore perché abbiamo una questione tecnica su come sarà proprio impostato l'assessorato, però i quattro che abbiamo presentato prima delle elezioni saranno Lorenzo Croci, proveniente da Ceri, giovane ingegnere che si occuperà dell'assessorato allo sviluppo del territorio, quindi seguirà il turismo e le attività produttive, e Giuseppe Zito, già assessore alla pubblica istruzione che verrà riconfermato appunto a questo incarico al quale affiancherà anche l'impegno sui servizi sociali, l'ingegnere Andrea Mondula, proveniente da Valcanneto, primo dei non eletti della lista di Anno Zero che si occuperà dei lavori pubblici e dell'ambiente e per ultimo un tecnico che fa parte del comitato tecnico regionale, l'architetto Ferrante, che invece, persona di grande esperienza, seguirà il settore delicato dell'urbanistica e dell'edilizia. Un messaggio per la città. Ci auguriamo che la collaborazione con tutte le forze sociali, politiche e economiche della città sia forte. Vogliamo che non esistano consiglieri di maggioranza e di opposizione, che non esistano forze di maggioranza, forze di opposizione, cittadini che ci hanno votato e cittadini che non ci hanno votato. Da oggi siamo l'amministrazione di tutti e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per portare Cerveteri nel futuro, laddove abbiamo promesso e dove vogliamo portarla. Angelo Galli ha ottenuto 5.312 voti, pari al 38,64%. Come legge il risultato elettorale? È un risultato elettorale eclatante. Alessio Pascucci è il nuovo sindaco di Cerveteri, gli faccio tutti i complimenti e l'onore delle armi, ovviamente. Mi ha dato un distacco di oltre 3.000 voti, credo che le intenzioni della città siano ben chiare. Ovviamente ringrazio tutti quanti gli elettori che mi hanno sostenuto, ringrazio ogni singolo candidato delle tre liste che mi hanno sostenuto nell'aggregazione che mi ha visto candidato a sindaco. Sono sicuro che questo processo di rinnovamento sarà portato avanti da tutte e tre le liste insieme a me per il futuro. Cercheremo di fare un'opposizione in consiglio costruttiva per la città, ma la volontà degli elettori è stata indubbiamente quella di avere Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri. Quali sono stati gli elementi che hanno ostacolato il suo successo? Gli elementi ostativi del mio successo sono la condizione nazionale della politica e della visione dei partiti. Purtroppo io ho pagato uno scotto nei confronti della PDL per una vicissitudine nazionale, sul piano locale. Sul piano locale è crollata la PDL, come è crollata a livello nazionale, come inconfutabili dati che sono emersi dalle urne ieri, cercheremo di ricostruire questo ambito.